Avevo già trattato in un precedente video il problema della rottura dei raggi delle ruote durante un cicloviaggio, facendo particolare attenzione alla rottura del raggio della ruota posteriore sul lato di destra. Questo perché, primo, è il raggio che si rompe con maggior frequenza e secondo perché è quello che è più difficile da sostituire, a volte è impossibile. Avevo quindi illustrato qualche trucco, come quello di utilizzo di un falso raggio in tessile, non mi piace molto, ma insomma qualcosa faceva, e il trucco del Piero. Rimando al video che avevo fatto se le persone fossero interessate a vedere qual è il trucco del Piero perché era interessante a costo zero. L'unica alternativa che io conoscevo a tutto questo era quello di portarsi dietro la frusta con la catena, la chiave inglese e l'adattatore. Qualcosa che pesa circa 800 grammi, ha un ingombro tutto sommato considerevole, va stivato da qualche parte, insomma dovevo portarci dietro tutto questo ambaradan. Oh, parlando di ambaradan, facciamo anche un po' di cultura perché viaggiare in bicicletta è anche quello. La maggior parte delle persone pensa che il termine ambaradan sia stato coniato dall'ingegner Guido Nicheli, il mitico ingegnere dei vari film Sapore di mare 1, 2, 3 dei fratelli Vanzina. Non è così. Ambaradan è un altopiano a circa 500 km da Addis Abeba. In seguito a una crasi, cioè la unione delle due vocali, quella finale di Amba e quella iniziale di Aradam, vennero unite formando un unico termine Ambaradam. Venne poi storpiata la M finale con una N per rendere il suono probabilmente meno cacofonico e rimase il termine di Ambaradam. Ed è noto per un motivo purtroppo drammatico. Si svolse una epica battaglia nel 1936 dove le truppe del generale Badoglio si scontrarono con le truppe dell'imperatore Haile Selassie. La battaglia fu estremamente cruenta, caotica, confusa, con ribaltamenti di fronte, una situazione difficile da districare, risolta a favore degli italiani, purtroppo, con l'uso del gas iprite. Al ritorno dal fronte, i soldati italiani, quando volevano indicare una situazione complicata, confusa, arzegogolata, dicevano «Ah, sì, è un po' come l'ambaradan». Bene, esaurito l'argomento storico-culturale, torniamo a bomba al nostro problema, ovvero come smontare il pacco pignoni per cambiare il nostro benedetto raggio. Recentemente mi è stato segnalato questo strumento. Sono due pezzettini, uno di plastica e uno di metallo, il peso totale sono 16 grammi e con questo pare che si riesca a smontare senza nessun problema il pacco pignoni. Direi che non ci resta che andare a provare e seguire alla lettera le istruzioni del costruttore. Nella descrizione del video riporto anche il nome e dove può essere comprato e quanto costa questo simpatico accessorio. Smontata la ruota col quick release basta posizionare il nostro anello e a questo punto rimontare la ruota. Nella ruota col perno da 12, una volta tolta la ruota, basta semplicemente mettere il nostro tools. A questo punto va rimontata la ruota. Quando rimontiamo la ruota dobbiamo posizionare il nostro tool in questa posizione. Si muove da una parte e dall'altra e dobbiamo proteggere il nostro forcellino semplicemente mettendo il pezzettino di plastica che è compreso nella confezione. Non ci rimane che con forza agire sui pedali. Eccolo qua. Poi possiamo rimuovere il nostro pezzettino di plastica e anche la ruota. E infine, anche a mano, possiamo completare l'operazione. Funziona veramente bene. Una volta rimosso il nostro pacco pignoni, possiamo tranquillamente cambiare il nostro raggio. Quindi, una volta che noi riposizioniamo la nostra ruota, non facciamo che mettere il pezzo di plastica dall'altra parte e pedaliamo in senso opposto al senso di marcia. L'altra cosa interessante di questo tool è che questa canalatura è praticamente un tiraraggi per i nipple da 3 mm. Praticamente due strumenti in uno. Io lo trovo geniale. Ottimo, direi. Anzi, questo simpatico tools entra di diritto nei mai più senza tools da viaggio. Alla prossima.